Anche l'elicottero del reparto volo di Firenze impiegato nel maxi controllo che per tutto il pomeriggio di oggi ha interessato il centro storico. Numerose volanti della questura, unità cinofile, polizia a cavallo, polizia stradale e Polfer impegnate nell'operazione che è partita da Piazza San Marco e via via ha toccato praticamente tutto il centro storico con un occhio di riguardo per i punti che presentano le maggiori criticità, in particolare per lo spaccio di droga e l'assembramento di pregiudicati. Un massiccio intervento come quelli compiuti in passato nei macrolotti 1 e 2. Ha picchiato la fidanzata che teneva in braccio il loro figlioletto, l'aggressore, un marocchino di 19 anni, è stato denunciato anche per lesioni a pubblico ufficiale per essersi scagliato contro due agenti della polizia municipale intervenuti in difesa della donna, un'italiana. È successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Mazzini. La vittima ha cercato rifugio dentro Palazzo Pacchiani, che ospita alcuni uffici della municipale, e qui è avvenuta l'aggressione contro due agenti che sono finiti all'ospedale. Due nigeriani, un uomo e una donna, hanno aggredito i controllori della CAP che li hanno sorpresi sull'autobus senza biglietto. Uno dei controllori è stato colpito con un cazzotto in pieno viso. È successo oggi. Insieme alla coppia anche un bambino di pochi anni. I due nigeriani si sono ribellati alla sanzione dopo aver urlato frasi offensive all'indirizzo dei controllori, ne hanno colpito uno. L'autobus si è fermato in attesa dell'intervento della polizia, ma la famiglia è riuscita a far perdere le proprie tracce. Arrestato per spaccio di droga un operaio albanese di 44 anni, la polizia è intervenuta dopo aver assistito alla cessione di oltre 50 grammi di cocaina a un connazionale e questo ha consentito di arrestare anche quest'ultimo. L'operaio è stato trovato in possesso di 2.500 euro, mentre la successiva perquisizione del suo appartamento ha portato al sequestro di altri 4.500 euro.